Grazie, mister. Prego. Buonasera, mister Massimo Canta di Carta Canta. Mi ha detto sempre delle analisi molto complete, quindi riguardo alla partita. Rimane il rammarico per aver giocato un buon primo tempo e soprattutto per essere andato in vantaggio tre volte in derby, che è stato sentito chiaramente i giovani che hanno sofferto un po', però che cosa è mancato alla fine per vincerla, per non subire i pareggi, secondo lei? Ma quando subisci tre volte il pareggio è un po' di crescita, nel senso molti ragazzi magari una partita del genere non l'avevano ancora mai vissuta e anche alcuni che magari l'avevano già vissuta, tra virgolette quello che si diceva c'è tanto, cioè abbiamo solo che noi da perderci, no? Loro non hanno niente da perderci. Io dico sempre che la mia squadra deve giocare sempre, abbiamo tutto da perdere. Quando non hai niente da perdere sei un po' in difficoltà, però gestire questa cosa qua è un po', devi avere esperienza, devi fare esperienza, e a un certo momento ci stava anche che avremmo potuto capitalizzare e ci stava anche che certe partite così, però essendo squadra non l'hai persa. Secondo me tra qualche mese questa partita qua fatta così la porti. Terzo gol, abbiamo capito, non è andato tanto giù, no? No, non è andato giù perché gli altri rocamboleschi li accetto, il terzo gol così, non lo accetto perché c'è un errore su cui possiamo lavorare e quindi non è che metto in croce i ragazzi, però lo analizziamo e cerchiamo di non fare, perché nel momento in cui passa il pallone alla sotterra lì sei morto. L'ultima cosa invece è ancora una grandissima prestazione di Mustacchio, che quest'anno sta facendo un campionato eccezionale. È un giudizio sulla sua partita e poi sapete come sta, l'abbiamo visto uscire. No? La Mattia è dall'inizio dell'anno che ha fatto tutto il ritiro benissimo. Dopo la prima partita non l'abbiamo avuto per 3-4 partite, ne abbiamo sentito la mancanza. È tornato in gran forma, si sta portando a casa tutto quello che di buono fa durante la settimana sia con i ragazzi che per se stesso, perché comunque è un oscillatore anche lui che aiuta tanto i ragazzi magari con qualche anno in meno. Come sta guardandolo, riconosciuto per come deve essere stesso in panchina, nello spogliatoio, sono pessimista, spero di in una guarigione veloce in vista di domenica, perché siamo già domani sera, abbiamo anche un giorno in meno. Grazie. Grazie, mister. Grazie.